cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Dopo aver celebrato ieri il martirio del precursore, la morte tragica di San Giovanni Battista, oggi e nei prossimi giorni la liturgia della parola ci aiuterà a tentare di comprendere cos'è stata la figura di Giovanni Battista nella storia della salvezza, qual è il senso della sua presenza, che cosa ha significato il suo essere precursore. Iniziamo ad ascoltare che cosa oggi ci viene suggerito da Gesù nel Vangelo. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Giovanni Battista era un profeta. Ma che cosa sarà un profeta se noi dobbiamo riconoscere in lui questa figura e se dobbiamo raccogliere l'invito a cercare di nuovo figure di profezie nella nostra storia? Il profeta, cari cristiani, non è colui che prevede il futuro. Il profeta è colui che è capace di interpretare il presente, di darne un senso, un significato. E forse è proprio questo che fa Giovanni Battista. Ritrova nel vuoto di un rispetto solo formale della legge che i credenti avevano loro l'esigenza di un cambiar vita, di un convertire il cuore, di un ritornare a ciò che contava di più, di un preparare il terreno alla venuta di colui che avrebbe portato lo Spirito, la forza di Dio, di colui che avrebbe portato il cambiamento profondo dell'essere umano. Il profeta come colui che interpreta il tempo che si sta vivendo. E forse abbiamo bisogno ancora di andare a trovare figure profetiche in questo nostro tempo, dove la tentazione di rimanere ancorati nella nostalgia di un passato che non tornerà più è forte. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a interpretare questo tempo e a cambiare il nostro cuore, a diventare capaci di conversione, per essere fedeli a ciò che Gesù è andato proponendoci in un tempo difficile, complicato, come quello che noi stiamo vivendo. Buona giornata a tutti voi, carissimi.